Praticamente cambiavi tramite il PHS, che era il modo nell'originale di cambiare membri della squadra. Scegli dei binari sicuri. Ah, qua è per scegliere l'amicizia. Nel senso, se fai un tragitto più sicuro, Yuffie aumenta la sua, diciamo, amicizia. Se fai la strada, quella un po' più tortuosa, Barrett aumenta la sua. Belle le musiche meuse. Allora, attenzione, frana. Effettivamente sì, dovrebbe esserci la possibilità di prendere gli oggetti cadendo. Vabbè, ma quegli oggetti li prenderanno. Gli oggetti li prenderete, qua ci sono le casse. Ci sono le casse, queste qua poi le spaccheranno mentre scendono Barrett e Yuffie. Ecco, vedi, qua c'è la biforcazione. Esatto, al momento il percorso dei binari è quello che piace a Barrett. Puoi cambiarlo con la leva. No, se piace a Barrett in realtà mi va bene. Qua tecnicamente dovrebbe esserci in cima una materia, se è come nell'originale, perché questa è la zona dei ponti, quella dove sopra era spaccato e sotto invece poi praticamente ti permetteva di scendere. Una carezza. Ah, ecco, vedi, c'era. Briglia. Cos'è questo? È un accessorio particolare. La forma sembra particolare. Codice di sicurezza che protegge da un'ampia gamma di maledizioni in forma di virus. Rende immune a morte istantanea in battaglia. Rende immune all'alterazione pietra. Oh, questo è figo. Mi sa che gliela posso mettere a Cloud. Specialmente per morte istantanea, che quella è fastidiosa. Oh no, un Pyros. Ah, ok, l'abbiamo mandato in tensione, godo. È bello che ci sono comunque tutti i nemici presenti nell'originale, però riportati qui. Perché effettivamente i Pyros erano presenti dove appunto si prendevano le braccia destre come oggetti, no? Per il farming. Ok.
ho fatto il percorso per avere più amicizia con Barrett. Yuffie proveniente non la sto cagando di strisce. Nella seconda run comunque dobbiamo tentare di fare l'appuntamento con Barrett. Yurenai. Chissà se c'è l'obiettivo di fare l'appuntamento con Barrett. Madonna, se c'è di fare l'appuntamento con tutti è un casino. Come con i vestiti di Tifa nel remake. Ecco, bersagli in corsa, spara o shuriken. Quindi in base a dov'è. Sembra il minigioco quello del Gold Saucer dove dovevi fare i danni. Probabilmente sì, è l'allenamento per quello. Per quel gioco infame. Siamo arrivati. Che Cloud ti odio. Infatti il Gold Saucer secondo me sarà un casino. Infatti spero di arrivarci ora in modo tale che magari poi posso decidere di fare tutto ciò che c'è di secondario. La simpatia da parte di Yuffie è cambiata. La simpatia di Barrett è aumentata. いい仕事ぶりだったぜ。無事だったようだな。おかげさまで。あ、可愛い。もう。ecco。助けたら、ついてきちゃった。identici。
家族は一緒が一番だ。 Eccoci qua. Ikuzo. Chi na sussumane ze. Jimoto rashii na. Ma na. Poi tra l'altro, porca miseria, oggi devo staccare presto, perché domani mi devo svegliare, presto. Quindi mi sa che ora arriviamo qua. Anche perché poi me la voglio fare tutta con calma questa parte. Quello a fargli, cioè non ha paura. Ora cagni sti arse. Nani sono? Indo. Demo. Ah, si è rimesso gli occhiali. Niente mantelli neri. C'è un nuovo giocatore di Regina Rossa? Qui c'è qualcosa da raccogliere? Dai, me lo potevate mettere un forziere qua, porca miseria. No, il gioco delle carte è troppo bello qua. Cioè, devi ovviamente capire come si gioca, devi anche avere un po' di culo in base al mazzo che ti costruisci. Anche perché, ripeto, l'unica cosa brutta è il fatto che comincio sempre io per primo. Sta cosa proprio non la sopporto. Me ne vado, ciao. Sì, ma dov'è sto giocatore di Regina Rossa? Ah, là sopra. Che è livello 5. Ah, ok, sì. Qui ora c'è il dottore. Il dottore che ha operato Tifa. Ma prima... Oh. Però io faccio così. E ti ho disintegrato, poverino. Madonna mia. Vedi, se gira il mazzo è finita.
con queste carte se gira è completamente distrutto. Perché gioco tutto sul potenziamento. Nuova carta. Cocaritos. Quando viene giocata fa sparire le carte alleate avversarie nella casella interessata. Minchia. E costa 2 soltanto, tra l'altro. Siete scarsissimi e basta. Avete solo culo che... Mannaggia la miseria, mi fate incazzare come delle bestie. Perché comincio sempre io e devo fare le strategie tutto al contrario. C'è un forziere là sopra. Stifa un secondo. I forzieri hanno la precedenza. Capisco che tu lì abbia dei bei ricordi e tutto, però un secondo. Cioè, bei ricordi, oddio. Nel senso, sì. Bei ricordi, però. Fermato della funivia, ecco, vedi, qui è qui non c'è nient'altro. Io nel frattempo controllo un po'. Ah no, qua siamo ritornati indietro. Ah, il negozio di armi, vediamo se... Qua tecnicamente dovevano vendere la Force Stealer. Niente, ci abbiamo provato. Cosa da qui? Entrata sud. Ah, c'è Chadley. Oh, un altro giocatore. Oh, sì, sì, un altro giocatore. E ci sono anche le side quest, ma side quest cosa c'è? Non ci sono, ovviamente. E c'è anche il pianoforte. Oh, cazzarola. Ma questo è il tipo... Oddio, non ci credo. Il bandito. Se perdi paghi 7 kill. Pezzo di merda. Vinci Pyros. Quando sparisce le potenze di 4 le carte avversarie nelle caselle interessate. Madonna mia. Guarda che bello così. Hai visto che bello. Guarda, mi hai fatto un favore. Mi hai fatto un super favore. Proprio mi hai fatto un super favore. Qua non potenziamo nessuno. Ok, mettiamo lui. Ok, abbiamo vinto. Proprio mi hai fatto un super favore levandomi quella carta lì. Un super mega favore mi hai fatto. Non la userò mai. Non la userò mai. Fatti un bel deck. Credi nel cuore delle carte. Non penso proprio. Non ci sono altri giocatori. Minchia, mia donna, io mi diverto a giocare con... C'è uno spartito però. Dobbiamo suonare anche il piano adesso. Il tema di Barrett. Baretto.
Scegli il brano, Barretto. Minchia, 3 stelle Barretto. Attenzione, difficile. Oh, valutazione a buono, a posto. Via, dammi i premi. Esci, esci, sì, sì. Posto joypad che un pochettino mi drifta ed è un problema per una roba del genere. Il drifting non va bene. Sì, voglio riferirti. Ma poi questo qua come fa arrivare sul... No. Immunizzante 2 stelle ho preso addirittura. Questi si stanno ammazzando. Vabbè. Ok, adesso possiamo andare da Tifa. Oh, guarda questi, che belli questi capelli così, molto... molto flu. Non ci sono altri giocatori di carte, vero? Penso che li incontrerò tutti al Gold Saucer, i giocatori di carte. O comunque qualcosa legato alle carte ci sarà sicuro al Gold Saucer. Qualche torneo, qualche cosa tutto spettacolare. Avrò voglia di divertirmi là con le carte. Vabbè, andiamo da Tifa che è da mezz'ora là piazzata davanti alla porta come una stalker incredibile. Dai, salutiamo il dottore. E poi da Nibelheim fino a qua con quella ferita. Come cazzo è sopravvissuta? Aia. Cloud. Ha la mente instabile. Barretto, janai ka. Oh, sensei. Sashiburi da na. Nan nen buri da. Sembra un po' il dottor Bosconovic di Tekken 3. Ovoete masuka? Mochiron da tomo. Tifa, rippa ni natte. Kizu wa mou ii no ka? Okage sama de. あの時は本当にありがとうございました。先生がいてくれなかったら、私は今頃。いや、あれは運が良かった。ちょうど神羅のヘリがいてな。ああ、エコ。神羅ですか？覚えていないのも無理はないが、連中も悪い奴らばかり。non me lo ricordavo sto particolare, l'elicottero, effettivamente, perché è l'unico modo. 人々の善意でつながった。Certo, perché Zangan l'ha presa dal reattore, ma per arrivare lì a Corel, cioè non ci poteva arrivare a piedi. È impossibile. Numero 36. この連中の症状は魔法中毒のものだ。ただ血液を調べてみたところ奇妙なことを見つけてね。何か分かったのか？血液の中にわしの知らない成分が入っている。正体は分からんが似たような血なら見た。Cellule di Genova, non è così. その目はソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。ソルジャーは職業ではない。一度なったら死ぬまでソルジャーだ。ええ。強くれんか。断る。senza guanti tra l'altro per rilievo così senza malaccio mostatico. Cioè questo è un mostro per fare i prelievi. あくまでも仮説だがね。実際のところはもっと調べてみないとわからん。クロマントは他にも来たんじゃないか。ああ来た来た。
怪我をした連中は保護したが、他はゴールドソーサーへ向かったらしい。ゴールドソーサーだ。ああ、理由なんか知らんぞ。わしに聞くな。Reunion, sì, l'ho capito, la reunion, tutti quanti in un unico corpo per dare vita all'essere perfetto. Voi immaginate il fatto che comunque il dottore qui abbia visto Tifa nuda, perché l'ha operata al petto. Ha realizzato il sogno di tanti di tanti ragazzi che desideravano vedere quella scena. Visto che fa bene studiare medicina, vuole studiare medicina. È importante. Yuffie, l'obiettivo è Cromanto. Yes! Cromanto! Ia, attaci la prima volta! Guarda come fa! Se si va a fare un rope way, se si va a fare un rope way. Però, se così non fosse, io comunque il salvataggio l'ho fatto. Sì, andiamo. Ah, voglio sentire la voce del Gold Saucer. ねえ、早く行きたいのは山々なんだけど、仕返ししなくてもいいわけ？バレットが村のおっさんたちに侮辱されまくって、私まで向かついたんだけど。いいんだ、行こうぜ。事情も。教えてもらえないのかな。お金に目がくらんだとか言われてたよね。私が知ってるバレットはそういう人じゃない。何か誤解があるんじゃない？な、何をマリンだし。来ねえな。マリンも来れる生まれだよね。コレルには良質な石炭が取れる炭鉱があってな。村の住人は少々気笑いが少年はまっすぐな、そんな連中ばかりだった。それを俺はめちゃくちゃにしたんだ。全部俺のせいだ。Ah, gli sta raccontando tutto ora. Hokori っぽくて貧しかったけどよ。のどかで村のみんな仲が良くてよ。それなのに魔法という言葉を知ってから全てが変わっちまった。反対してるのは。ダインだけだが、俺は反対だ。炭鉱を捨てるなんてありえない。じいさんたち、親父たちが命がけで守ってきた財産だ。でもよ、ダイン、もう石炭なんて誰も使わない。毎日体が悲鳴上げるまで働いても、俺たちは年々貧乏になって。とな、sembra Brian Fury。ダイン。魔鉱炉が完成すれば収益の一部は村へ還元されます。皆さんの生活は保障され、今よりも豊かになるんですよ。なあダイン、俺はミーナにこれ以上苦しい生活をさせたくねえんだ。それは俺だって同じだ。でもだからって石炭が用済みだなんて認めたくない。俺たちも用済みってことなんだぞ。これはもう生き方の違いですね。となれば話し合いでどうなるものでもないでしょう。
村長、そろそろ氷結に移っては。Come fate a dire no a Scarlett? Dai, su. Sore deva ketsu o toru. Sore kara 2 nen hodo de makouro ga kansei shite iru.試験運転も順調だった。みんな喜んでたよ。これで豊かな生活が始まるってな。でもある日、ま、マコーロが爆発した。お前たちも山で見たろ。神羅の軍隊がやってきて村は焼かれ大勢が殺された。スカーレット、スカーレットがやったの。ひどいな。でもどうしてそんなことになるんだ。爆発は村の反対派の仕業ってことで処理しようと考えて。ラソリダソルファ。もちろん誰もマコールに近寄っちゃうね。完全な。Anche se in realtà l'avalanche l'ha fatto veramente, nel senso che voleva veramente far saltare in aria i reattori. 俺も許せねえ。でもよ、一番許せないのは俺自身だ。マコールに夢を見て村をその気にさせたのは俺だからな。バレット、さあ行こうぜ。Che serie è data parte di Barrett, mamma mia. Vedi la differenza del passato e del presente. Cioè, rendere un gioco del genere così cinematografico è tutto un altro disco, è tutta un'altra cosa. そうだね。せっかくゴールドソーサーに行くんだし、空気を変えなくちゃ。暗い顔してたら楽しめないもんね。楽しむってお前な。そんな旅じゃねえだろうが、これは。ノー。べ。ゴールドソーサー、あっちかな。うん。ご清聴ありがとうよ。Mako a caro prezzo. Ah, addirittura il Gold Source era un... Certo, giustamente ha un capitolo a sé. Oh, mamma mia, guarda che bellezza. E gli fritti scio. Persino Cloud guarda con occhio incuriosito, anche se non lo vuole dare a vedere. Eccoci qua.
Ecco, lo spostamento rapido non è disponibile. Oddio, ma c'è un mantello nero anche qua. Stai guardando la materia? Mi dispiace, l'ho presa io. Scusa, scusa fratello. Scusa bro. Con gli elicotteri che arrivano. Oddio, stanno arrivando anche i tour. Ah, Palmer. Palmerino, palmerino. Dosta. Ikuzo. Madonna, ma è pieno di mantelli neri. Madonna, guarda quanto è grande qua. Madonna mia. No. Ma che fai? Non ti puoi buttare nella fontana. Anian. Madonna mia, guarda che fisicato anche lui. Luffy si è fatto affascinare da Dio. Ecco. Cloud.
君が今宵のチャレンジャーだ。ようこそ黄金の楽園ゴールドソーサー。私は園長のディオ。若者よ、名前は？クラウド。よろしい、では勝負だ。Madonna. 若者よ、勝負の瞬間とは突然訪れるものだよ。いいですか、お二人さん。Ora c'è il minigioco quello del sì. Vai di destra. Vai di sinistra. Ah, devo schivare con la levetta destra. Ah, quindi non si... Ah, ok. Non lo posso colpire io mentre, vedi? Quindi devo schivare a specchio. Però. Minchia, mi confonde il movimento che fa. Cazzo, schiva sempre. Sì, ma lui schiva sempre, cazzo. Ah, ok. Quindi va bene anche se blocco. Va bene.
Ok, ho capito come funziona. Lo tiene ancora per braccio. Il costume di Yuffie Diva di Butoni è disponibile nei camerini. Dopo il dolce miele. Ma quindi tecnicamente qui è tutta trama? Perché se è tutta trama, io purtroppo devo staccare perché domani mi devo svegliare. Detto questo, vi do la buonanotte e domani magari facciamo qualcosina di più, così bilanciamo, anche se in realtà abbiamo fatto bene o male l'orario classico, quindi in realtà va bene così. Io vi ringrazio al solito per la compagnia, vi ringrazio per chi è rimasto in lurk, ringrazio al solito quelli che mi stanno seguendo in questo percorso e in questa esperienza che comunque è veramente, veramente incredibile, almeno per me che sono comunque fan della saga è una cosa veramente incredibile. Ed è un'emozione continua, quindi sono contento di poter condividere questa mia esperienza e sono contento di poterla poi riproporre successivamente anche in formato video sul mio canale, perché è veramente quasi un sogno che si avvera, letteralmente un sogno che si avvera. Comunque, ragazzi, vi do la buonanotte, grazie ancora a tutti, ci vediamo domani al solito alle 21 per chi vuole comunque seguire l'avventura insieme a me con il Gold Saucer. Adios.